Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Teramo perché la provincia di Teramo ha inviato al Ministero delle Infrastrutture il report complessivo sullo stato delle 211 strade e 274 ponti di sua competenza. La priorità però riguarda la manutenzione dei ponti per i quali occorre subito una somma di circa 113 milioni di euro. Il Presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, comunque conferma la solidità e la sicurezza dei ponti provinciali e ricorda che la provincia negli ultimi 4 anni ha appaltato 120 milioni di euro di lavori in favore di queste strutture. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Alla richiesta avanzata dal Governo sulla necessità di un monitoraggio complessivo dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenza, la provincia di Teramo risponde con una lunga e dettagliata relazione tecnica che fissa gli importi necessari a rimuovere le condizioni di rischio delle proprie infrastrutture. 211 strade provinciali, 274 ponti, attraversamenti pedonali e autoparco. La cifra che ne viene fuori è astronomica, 1 miliardo 700 milioni di euro. Impensabile poterla ottenere e per questo il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, pone come priorità i ponti provinciali che, pur essendo sicuri, necessitano di un costo immediato di manutenzione pari a circa 113 milioni di euro. Allo Stato abbiamo presentato un report complessivo che riguarda sia le strade che per i ponti. Siccome oggi il tema è dei ponti, tengo a chiarire che la provincia in questi 4 anni, come vedrete anche dalla scheda, ha aggiustato, sistemato e consolidato molti ponti, compreso quello di Garrufo, su cui impropriamente c'è stata un'indicazione di un indice pari a zero, quando l'indice dopo i lavori che abbiamo fatto è stato innalzato notevolmente e quindi è un ponte che sicuramente non è a rischio. E oltre questo abbiamo da tempo indicato sia al Ministero che alla Regione il fabbisogno della provincia e per le strade e per i ponti. Per i ponti a somma a oltre 100 milioni, se non ricordo male 113 milioni di euro. Di Sabatino ricorda che comunque la provincia di Teramo non è mai stata con le mani in mano e in questi ultimi 4 anni ha appaltato opere per 120 milioni di euro in favore di ponti, strade e scuole e lo ha fatto, sottolinea ancora il Presidente, con una certa amarezza, in totale solitudine. Questo è il paese in cui si aggiustano le carte. Questo è il paese in cui troppe persone, soprattutto quando hanno dei ruoli politici e istituzionali per dare un segno della propria esistenza, devono inveire contro qualcosa o contro qualcuno, a differenza di altri come, non io, ma questa provincia in 4 anni ha fatto 120 milioni di contratti, 120 milioni di opere che sono state realizzate, che sono in corso e che saranno realizzate nel prossimo futuro grazie al lavoro di tutti quanti, di chi non sta lì a tagliare i nastri, a fare inaugurazioni, ma cerca di lavorare con le somme a disposizione e quando non ce l'ha se le va a trovare. E ancora, per spazzare via ogni polemica fatta recentemente dal consigliere regionale Leandro Bracco, il presidente Di Sabatino ha annunciato che prima del termine di fine ottobre del suo mandato saranno consegnati i lavori per la costruzione del nuovo ponte di Castelnuovo. Rimaniamo appunto sulla tragedia del ponte Morandi di Genova, perché rientrata a Trieste nella notte Rita Giancristofaro, la donna rimasta ferita proprio nel crollo del ponte Morandi, lo comunica la direzione generale dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. Nel crollo la donna aveva riportato gravi lesioni ed era stata ricoverata all'ospedale Galliera di Genova. Originaria abruzzese ma residente a Trieste, la donna il 14 agosto si stava dirigendo nel capoluogo ligure per visitare l'acquario insieme al suo compagno Federico Cerne, anche lui rimasto ferito. Nella notte verso l'1:30 la donna è giunta all'ospedale Cattinara di Trieste con l'eliambulanza del servizio sanitario regionale, attualmente ricoverata nel dipartimento ad attività integrata di chirurgia per proseguire le cure. Il compagno era rientrato invece in città un paio di giorni fa. Nessuna emergenza per la stabilità sismica degli istituti scolastici di Pescara. I controlli iniziati già da tempo, ha detto l'assessore Cuzzi, proseguiranno anche nei prossimi giorni. Paolo Renzetti.
Assessore, tutto pronto per l'inizio del nuovo anno scolastico? Nei giorni scorsi si è parlato del controllo sulla stabilità sismica di alcuni edifici scolastici, c'è stata anche una polemica con alcuni esponenti del centrodestra. Qual è la situazione? Possono stare tranquilli i genitori e i ragazzi? Ma Pescara sta molto meglio di tante città nella regione Abruzzo e a livello nazionale. Esiste un problema nazionale, cioè Pescara è zona sismica dal 2003 e tutti gli edifici costruiti prima del 2003 devono essere adeguati sismicamente. Noi stiamo meglio perché abbiamo fatto i compiti a casa, cosa che non era stato fatto prima, e ci sorprendono le denunce di coloro i quali hanno avuto nei 5 anni precedenti responsabilità di governo senza nulla fare per la sicurezza delle scuole. Noi abbiamo compiuto tutti gli studi di vulnerabilità sismica, li abbiamo finanziati per un importo di 1 milione di euro e sono in corso e già in parte definiti 4 milioni di euro di interventi per la sicurezza dei nostri edifici scolastici. Sulle 4 scuole in questione abbiamo partecipato a un bando della Regione Abruzzo che deve essere finanziato dal Ministero per chiedere 6 milioni e mezzo di euro sempre per gli adeguamenti sismici di strutture che però sono collaudate dal punto di vista statico e sono idonee staticamente. È un problema che riguarda tutto il patrimonio scolastico, ma che noi stiamo affrontando dopo 20 anni di buio. Quindi non ci sono criticità, tutti gli edifici sono pronti ad ospitare i ragazzi nelle rispettive scuole? Ma stiamo facendo un grande lavoro, l'abbiamo fatto in estate con le risorse proprie del Comune. È certo che per gli adeguamenti sismici bisogna trovare sempre più la rispondenza di fondi statali per poter provvedere all'adeguamento del patrimonio dal punto di vista sismico, cosa che stiamo facendo, che abbiamo fatto in passato su diversi istituti e che continueremo a fare. Spiagge, mare e costa al centro dei controlli della Guardia Costiera di Giulianova, finalizzati a prevenire l'inquinamento dovuto alle illecite emissioni di acque sporche nelle aste fluviali. L'attività, condotta congiuntamente a personale dell'ARTA, con un primo filone si è concentrata nella zona di Castellalto, dove i militari hanno accertato la presenza di 2 scarichi fognari abusivi, scarichi diretti nel fosso Rio del comune di Castellalto. Sempre nell'entroterra di Castellalto, il titolare di un'autocarrozzeria è stato segnalato all'autorità giudiziaria per uno scarico abusivo dei reflui industriali nella rete delle acque bianche. Altri controlli hanno interessato un cantiere nella zona costiera e a Roseto, dove il titolare di uno stabilimento è stato sanzionato per la presenza di 2 fosse settiche non autorizzate, all'interno delle quali confluiva uno scarico, anch'esso non autorizzato, delle acque reflue domestiche. E cambiamo argomento adesso. Tra le vicende curiose di fine estate entra a pieno titolo quella capitata a un pensionato lombardo in vacanza in Abruzzo sulla costa dei Trabocchi. Durante una mattinata al mare l'uomo si è accorto di aver smarrito la fede nuziale, a cui peraltro teneva molto perché è appartenuta alla moglie defunta. In molti che si trovavano in spiaggia in quel momento si sono mobilitati per dare una mano nelle ricerche, ma dell'anello nessuna traccia, e l'anziano con rammarico si era rassegnato all'idea di averlo smarrito per sempre. Qualche ora più tardi, accusando anche un lieve malore, gli è sopraggiunto il dubbio di aver ingoiato la fede e in tutta fretta si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano, dove è bastata la prima indagine diagnostica per capire quale fosse il problema. La diretta addome ha rivelato la presenza nello stomaco di un corpo estraneo, che era per l'appunto la fede nuziale. Il paziente a quel punto è stato trasferito in gastroenterologia, dove è stato sottoposto ad una procedura endoscopica per ritrovare l'anello smarrito. Cambiamo argomento. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Ranieri ha presentato il progetto B-Planet, che consiste in una serie di incontri per costruire uno sviluppo più sostenibile. Si parte l'8 settembre da Sulmona. Vediamo. Consigliere Ranieri, oggi lei ha presentato questo progetto B-Planet, si parla di sviluppo sostenibile e anche di una serie di incontri che lei terrà proprio per parlare di sviluppo sostenibile. Sì, terremo parecchi incontri, il primo sarà sabato a Sulmona, poi ci sarà Celano e poi tanti altri, tra cui anche Chieti, Teramo, Pescara. Sì, io parlerei più che di sostenibilità, parlerei di rinnovabilità e rigenerabilità, perché la sostenibilità ha bisogno di tutta una serie di concetti aggregati che specifichino che tipo di sostenibilità è.
Ora, noi dovremmo parlare allora di sostenibilità molto forte, ma in realtà quello che si vuole fare è rigenerare più che sostenere, quindi passare dalla conservazione alla rigenerazione del patrimonio naturale. Saranno questi incontri, ma poi lei andrà anche oltre. Sì, sì, assolutamente, è un progetto integrato che prevede la costituzione di una comunità e poi di un gruppo di lavoro che si occupi di portare sul territorio un nuovo modo di fare economia, partendo dalle risorse del territorio. Quindi saremo in contatto naturalmente con tutti, imprenditori, associazioni, piuttosto che enti pubblici, per utilizzare quelle che sono le risorse territoriali e cambiare il modo in cui queste risorse vengono usate, pensando ai benefici per tutti, piuttosto che il profitto per pochi. La sanità è uno dei bisogni primari. Noi, per costruire resilienza nelle comunità, dobbiamo operare su sei bisogni fondamentali. Questi bisogni sono cibo, acqua, alloggio, sanità, istruzione e energia. Se noi riusciamo a ricostruire questi bisogni, a soddisfare questi bisogni per le comunità, costruiamo resilienza. Ora, è chiaro che quello che dicevo prima, bisogna cambiare le domande. Quindi io, per esempio, per quanto riguarda la sanità, non mi devo chiedere come faccio a curare più persone possibile, mi devo chiedere come faccio a non far ammalare più persone possibile. E questo è un modo diverso di concepire anche l'economia, perché questo significa che io devo mettere valore nelle cose. Un modo per non far ammalare le persone è dare alle persone cibo sano. Azione Politica presenta all'Aquila il responsabile locale, il consigliere comunale Roberto Sant'Angelo. Lavorare in vista delle elezioni regionali, ma non solo, si tratta di un movimento che proseguirà anche in futuro. Vediamo. Da oggi Azione Politica, il progetto civico che ha come coordinatore Gianluca Zelli, è presente ufficialmente sull'Aquila. Roberto Sant'Angelo, consigliere comunale di L'Aquila Futura, sarà il responsabile locale del progetto, che punta ad allargare i suoi orizzonti, ma sempre con il centrodestra. Ho deciso di aderire in Azione Politica perché credo che in qualche modo rispecchi il percorso politico che abbiamo avviato in questi anni sul Comune dell'Aquila come la lista di appartenenza del sottoscritto di L'Aquila Futura. Ecco, immagino che lei, lavorando poi sul locale, punti anche ad altre adesioni. A livello comunale c'è qualcosa in pentola? Vedremo nei prossimi mesi, vedremo di costruire una squadra forte e coesa intorno a questo progetto regionale di Azione Politica. Nessun conflitto con Fabrizio Di Stefano, ha detto Zelli, e l'iniziativa del 7 all'Aurum a Pescara con le liste civiche, ma non parteciperò, Zelli è chiaro, avendo una strategia completamente diversa. Azione Politica è un movimento, non è una lista soltanto per le regionali, precisa. Le regionali andremo con il centrodestra, quindi stiamo lavorando per cercare di fare anche un po' da collante, essendo noi quelli un po' più liberi fondamentalmente da logiche di partito. Questo è il bello di essere civici, quindi stiamo dialogando con tutti per cercare di andare alle elezioni come è giusto che sia in Abruzzo, cioè uniti all'interno del centrodestra. Nei prossimi mesi si punterà a nuove adesioni. Per il momento il gruppo di L'Aquila Futura, sottolinea Sant'Angelo, resterà al suo posto. Nei prossimi mesi si vedrà. Un movimento che ci rispecchia, ha detto anche Sant'Angelo, non è un semplice cartello elettorale Azione Politica. A breve sarà aperta anche una sede. In conferenza stampa presente anche Gianfranco Giuliante, dirigente della Lega oggi. La geografia dei movimenti civici in regione è in grande fermento. Fabrizio Di Stefano è molto attivo, ma ci sono anche Gerosolimo e Di Matteo con dei progetti civici. Siamo nel centrodestra, ha ribadito Zelli. Rimarremo anche dopo le regionali come movimento. Non è la nostra una semplice lista di scopo. Sui nomi siamo coscienti che non saremo noi a farli. Il nome più vicino a noi è ovviamente quello di Fabrizio Di Stefano, dice Nessuna Maretta. Allora, il 7 all'Aurum ci sarà Di Stefano con le liste civiche, lei parteciperà? No, noi questa volta abbiamo scelto una strategia diversa, ma semplicemente per una questione di percorsi diversi. Noi continuiamo a lavorare sui territori, è una manifestazione giusta che condividiamo, però non è una nostra iniziativa. Quindi non... C'è un po' di maretta? No, no, assolutamente no, assolutamente no. Siamo assolutamente allineati, andiamo d'accordo, tant'è vero che è stato usato il marchio che ci ha contraddistinto dall'inizio, che è Civiche per l'Abruzzo. È solo che chiaramente da questo momento, insomma, le civiche devono cominciare a ragionare con la propria testa, perché ognuno poi ha i suoi progetti, ha le sue. Ecco, noi oggi stiamo continuando a fare quello che proponiamo da sempre, cioè lavorare sui territori. Le altre due civiche fanno quello che ritengono più opportuno e quindi faranno questa manifestazione insieme a Fabrizio, che rimane assolutamente una persona che noi stimiamo e che cercheremo, insomma, con cui cerchiamo di lavorare insieme, ma quindi nessuna maretta, è solo strategie diverse in questa fase.
Andiamo a Lanciano adesso, perché dalle analisi condotte nel sottosuolo di Corso Trento e Trieste è emerso che a fare da freno alle voragini è stata la cattedrale della Madonna del Ponte con il sottostante Ponte di Diocleziano. A reggere tutto il tratto finale di Corso Trento e Trieste, portici ed edifici compresi, è stata la Madonna del Ponte. Senza la cattedrale e soprattutto senza il suo basamento del Ponte Diocleziano, adesso non saremmo qui a parlarne. Sono l'ingegner Pasquale Di Monte e il geologo Luigi Carabba a fare il punto della situazione dopo l'intervento d'urgenza per riempire con 180 metri cubi di pietrisco la voragine creatasi il 16 agosto scorso sotto l'edificio noto come ex modernissimo. Oggi il corso è sicuro, via libera per i prossimi appuntamenti delle feste di settembre, dal dono ai concerti in piazza. Tuttavia, dietro questa risposta a dubbi e timori dei lancianesi, permangono i problemi inerenti alla messa in sicurezza della struttura in cui si è creato lo sprofondamento. Il punto a seguito dei primi interventi d'urgenza è stato fatto in municipio dal sindaco Mario Pupillo e dall'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna, assieme ai due tecnici incaricati per la fase dell'emergenza. Una situazione complessa, hanno spiegato gli esperti, che si è creata nell'arco di tempo di circa un secolo a seguito di una serie di concause che hanno portato allo stravolgimento del bacino idrografico, sottolinea il geologo Carabba, con i vari aspetti legati nel corso dei decenni allo sviluppo urbanistico. Questa è l'analisi dell'ingegner Di Monte. Tutta la stabilità, diciamo, che c'è ancora del corso dei fabbricati vicino e di questo fabbricato, diciamo, che è stato oggetto di questa vicenda della voragine, si regge ancora perché c'è un muro a valle di queste strutture, di questi immobili, che sta reggendo tutta la situazione appoggiandosi ai pilastri della cattedrale. Se i pilastri della cattedrale non ci fossero, ci sarebbe la crisi di tutto il corso, i portici e i fabbricati, diciamo, che stanno lì vicino a quello sul quale stiamo operando adesso, il quale, diciamo, crollerebbe subito senza possibilità d'appello. Andiamo a Pescara adesso, un tavolo di confronto sulla mobilità elettrica urbana a cura della Ecomob Expo 2018 e con il patrocinio del Comune di Pescara. Questo è il progetto MEUR che si è tenuto questa mattina all'Aurum. Il MEUR, la mobilità urbana elettrica, questo è il tema di questa tavola rotonda di questa mattina all'Aurum di Pescara. Si parla di mobilità, mobilità sostenibile in una città, vice sindaco Blasioli, che deve fare i conti già da queste ore con la fine delle vacanze, con problemi di traffico e di congestione del traffico, soprattutto in alcune ore della giornata. Sì, parliamo di mobilità elettrica, ma in preparazione di una grande manifestazione Ecomob che si terrà il 26, 27 e 28 di ottobre nella nostra città di Pescara, al porto turistico. Gli autoveicoli, gli autobus, insomma tutto il materiale rotabile nella nostra città costituisce circa il 25-28% dell'inquinamento che c'è nella nostra città. Noi sostanzialmente, quando arriviamo intorno al mese di novembre e di dicembre, superiamo le 35 giornate consentite dalla legge per quanto riguarda il PM10 e il PM2.5, e questo è un obiettivo nella riduzione. Le auto elettriche possono servire per questo, possono servire per gli spostamenti non inquinanti nel centro cittadino e nelle ZTL, possono servire soprattutto per combattere l'inquinamento. Ad ottobre del 2017 ho portato in giunta comunale una delibera che prevede la possibilità di avere incentivi per il parcheggio sulla città di Pescara. Oggi parcheggiare su tutta la città di Pescara costa un abbonamento circa 54 euro mensili. Per le auto elettriche e ibride, per la città di Pescara, parcheggiare in un anno, quindi non in un mese, costa circa 54 euro. Aderendo a un protocollo d'intesa con Enel X, che è il settore, diciamo, innovativo di Enel, abbiamo installato sulla città di Pescara circa 10 delle 19 centraline di ricarica delle auto elettriche. Entreranno 7 di queste in funzione il 28 di settembre, le altre entro il 15 di novembre, poi ci saranno due pali intelligenti che non si occuperanno soltanto di ricarica ma anche di wifi, sorveglianza eccetera, che sempre Enel X ci ha messo a disposizione gratuitamente. Questo perché? Perché vogliamo incentivare sempre di più l'utilizzo dell'auto elettrica nella città di Pescara.
I lavoratori della ex Bluetech sono in sciopero ad oltranza, preoccupati del proprio futuro per mancanza di investimenti. La proprietà dello stabilimento dell'indotto Sevel non mantiene le promesse fatte ai lavoratori e ai sindacati. Intanto alla Sevel è stato sospeso il turno delle 14. Sciopero ad oltranza, preoccupazioni per un futuro incerto e senza interlocutori che facciano chiarezza, arretrati da percepire, e uno stabilimento che comincia a dare segni di cedimento e mancati investimenti. Sono i lavoratori in Valdiri che Sangro, ora Società Ingegneri Italia SRL, sul piede di guerra in anni difficili tra passaggi di mano e diritti non rispettati, storia vecchia insomma. La Bluetech è legata a doppio filo alla Sevel nel perfezionamento dei furgoni commerciali e dunque il suo blocco produttivo potrebbe causare gravi contraccolpi alla fabbrica del Ducato Fiat e dei gemelli Peugeot e Citroën. Davide Labrozzi, segretario FIOM Chieti. Siamo di fronte a un'azienda che non è più in grado di mantenere gli impegni assunti ai tavoli ufficiali. La Bluetech ormai da mesi non è in grado di dare seguito a quello che dice. Abbiamo problemi di sicurezza, abbiamo problemi di ambiente, abbiamo problemi con il pagamento degli stipendi, i ticket non vengono pagati più regolarmente, abbiamo, diciamo così, una totale assenza rispetto a quel che forse è il tema più importante, cioè il futuro di questo stabilimento. Noi chiediamo rassicurazioni, noi chiediamo, come dire, il mantenimento degli impegni assunti già da mesi, ma l'azienda, come dire, fugge e non dà risposte concrete a quel che noi fondamentalmente vorremmo divenisse una posizione ufficiale dell'azienda, con una conseguenza, diciamo così, logica, cioè l'azienda fa quello che ha promesso di voler fare. Gli operai questa volta sono determinatissimi e andranno avanti fino a quando tutto non sarà chiaro, auspicando un intervento dei vertici Sevel, se tanto importante è mantenere i livelli adeguati di produttività. Dino Arrizza, uno dei dipendenti. La preoccupazione dei lavoratori innanzitutto è per l'incertezza del futuro, è tutto lì, perché un'azienda che in 2-3 anni cambia denominazione, passiamo da Irma S.p.A., Bluetech S.p.A., ora Ingegneria Italia S.r.l., è logico che non vede di buon grado tutto quello che sta succedendo. Nessuno ci dà le certezze innanzitutto, e non, per non parlare poi a norme di sicurezza, perché veramente stiamo lavorando in condizioni precarie. Sappiamo benissimo che quando piove qui è un disastro veramente con i quadri elettrici, tutto quello che sta accadendo. Mi auguro che ci diano delle risposte perché andremo avanti ad oltranza. 7 giovani artisti europei vivranno e lavoreranno per una settimana nella Villa delle Abbazie del Medio Vomano, suonando nei centri storici del territorio. Si tratta del progetto culturale Refresh, finanziato dall'Europa e che culminerà con il concerto dell'8 settembre nell'Abbazia di San Salvatore a Canzano. La musica, come importantissimo patrimonio culturale, è il tema centrale del primo progetto Refresh nella Valle delle Abbazie del Medio Vomano, Basciano, Canzano, Cellino Attanasio, Cermignano, Notaresco e Penna Sant'Andrea. Dal 2 all'8 settembre, infatti, i centri storici di questo territorio saranno la fonte di ispirazione per 7 giovani musicisti internazionali che lavoreranno in uno scambio continuo di esperienze e metodi insieme ai ragazzi dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Braga di Teramo. Culmine della settimana di lavoro sarà il concerto dell'8 settembre nell'Abbazia di San Salvatore a Canzano. Tra i partner del progetto l'Associazione di Sviluppo Locale Itaca, con sede a Cellino Attanasio. Refresh è un progetto culturale cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Europa Creativa. Itaca partecipa come partner italiano insieme ad altri 3 paesi, Spagna, Slovenia e Romania. L'obiettivo di questo progetto è quello di favorire la fruizione del patrimonio artistico anche a pubblici che di solito sono un po' più resti, come quello magari più giovane, e anche quello di favorire la mobilità transnazionale dei giovani artisti. Quanti giovani artisti sono arrivati? Sono arrivati 7 giovani musicisti, perché la nostra prima Refresh Heritage Week, la settimana del patrimonio, prevede che questa ruoti intorno alla musica, senza dimenticare anche il patrimonio artistico della Valle delle Abbazie, da cui
questi giovani ragazzi prenderanno ispirazione per la creazione, diciamo così, di un nuovo prodotto artistico legato alla musica. E questo prodotto artistico dove andrà? Allora, questo prodotto artistico si concretizzerà con un concerto finale presso l'Abbazia di San Salvatore a Canzano alle ore 18, alle ore 18:15 dell'8 settembre e che vedrà la collaborazione con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Gaetano Braga di Teramo. E i ragazzi quindi durante questa settimana proveranno insieme ai loro tutor, il maestro Carlo Michini, il maestro Francesco Sbraccio e il professor Luigi Candelori, e proveranno appunto nei centri storici dei paesi che compongono la Valle delle Abbazie, e da questi prenderanno anche ispirazione. Fino al 9 settembre il cielo d'Irlanda sarà notaresco grazie all'Abruzzo Irish Festival. Tra le novità, l'accampamento celtico, percorsi culturali e 50 ore di musica non stop con oltre 100 performer. Al via notaresco la quinta edizione dell'Abruzzo Irish Festival, un lungo weekend di atmosfere e sonorità celtiche nella caratteristica cornice del borgo medievale, con oltre 100 performer musicali da tutto il mondo che riprodurranno per ogni angolo del paese le melodie tradizionali irlandesi. L'Abruzzo Irish Festival oramai è un evento unico nel suo genere, un evento di tradizioni irlandesi, un evento oramai da 5 anni, è stato una scommessa con gli organizzatori, 4 ragazzi col desiderio di vivere con la loro passione irlandese trasformandolo in un festival. Per noi è stata la più grossa scommessa, credere in un evento che nazionalizzasse il nome di Notaresco. Chi sceglierà Notaresco per questo weekend potrà dunque godere di oltre 50 ore di musica non stop, ma anche di percorsi culturali, viaggi alla scoperta delle meraviglie della terra d'Irlanda, degustazioni di whisky e birra, racconti sui castelli infestati dai fantasmi, balli, danze tipiche irlandesi e poi ancora riti stregoneschi della tradizione celtica, la gastronomia tipica irlandese, spettacoli itineranti di strada a base di fuoco, cristalli e serpente. Per questa edizione, oltre alle consuetudini workshop sulla cultura irlandese, appunto abbiamo lo spettacolo di Sagitta Folk, che è uno spettacolo di fuoco che verrà riproposto per 2 volte ogni giorno ad orari diversi e sarà sempre diverso, circa mezz'ora di intrattenimento con il fuoco, l'accampamento celtico con 5 persone che per 3 giorni vivranno una vita che si rifà alle consuetudini celtiche, quindi accensione del fuoco sacro, preghiere al sole, eccetera. Inoltre un carro itinerante che appunto farà spettacoli con serpenti e acrobazie, tutto da vedere e da scoprire anche per i più piccoli. Apriamo la pagina di sport, adesso partiamo dal Pescara, doppia seduta di allenamento anche oggi per i biancazzurri al Delfino Training Center con la squadra che non giocherà nel weekend, così come tutta la Serie B a causa della sosta per le nazionali che da questa stagione vige anche per il campionato cadetto. Nella giornata di ieri lavoro differenziato per Andrea Palazzi, fermo Gaetano Monachello che migliora e oggi dovrebbe rientrare in gruppo. Terapie invece per Antonio Balzano a causa di un affaticamento muscolare e Vincenzo Fiorillo, la contusione alla coscia che gli ha impedito di giocare contro il Livorno. Ha terminato anzitempo Crecco per una distorsione alla caviglia. Intanto il nuovo arrivato Simone Farelli, estremo difensore, si è unito al gruppo e ha scelto la maglia numero 21. Questo per quanto riguarda il Pescara. In Serie C invece il Teramo oggi disputerà l'ultima amichevole precampionato allo stadio Bonolis alle 17:30 contro il Pineto. Sarà l'ultima uscita della formazione di Zighella prima dell'avvio del prossimo campionato di Serie C che inizia il 16 settembre e inizierà il 16 settembre il campionato anche per il Pineto, così come tutto il torneo di Serie D. Estratto e svelato ieri il calendario, si parte subito con il derby tra il Francavilla e la formazione biancazzurra di Daniele Amaulo, mentre il Cesena, grande favorito alla vittoria finale, comincerà al De Marsi di Avezzano. Le 6 abruzzesi puntano ad un successo nel torneo che manca ormai da tantissimi anni.
Sarà l'Avezzano la prima avversaria della Cesena nel nuovo campionato di Serie D che parte domenica 16 settembre. Nuovo format a 20 squadre e tanti, 7 turni infrasettimanali che renderanno il torneo ipercongestionato. Calendario svelato ieri con la prima giornata che verrà subito il derby al Valle Anzuca tra il Francavilla e il Pineto. Una sfida che metterà di fronte due formazioni che hanno ambizioni importanti, così come la Vastese che invece esordirà a Matelica, seconda nello scorso campionato alle spalle della promossa Vispesaro. C'è attesa anche per vedere il Giulianova, che invece avrà la prima in trasferta al Civitelle di Agnone. Trasferta marchigiana a Castelfidardo invece per il San Nicolò Notaresco. Nessun derby alla seconda di campionato, ma al Mariani Pavone, occhio perché arriva il Matelica, altro banco di prova per la squadra di Daniele Amaulo. Il primo turno infrasettimanale alla terza, il 26 settembre, il Pineto a Forlì, l'Avezzano ospita il Castelfidardo, il Giulianova a San Mauro Pascoli contro la San Maurese, trasferte anche per Vastese a Monte San Giusto e San Nicolò Notaresco ad Agnone. Doppio derby abruzzese invece alla quarta, Alfadini va in scena Real Giulianova Avezzano, mentre all'Aragona di Vasto arriva il Francavilla. Due gare dal clima molto differente, ci sarà grande rivalità nell'impianto giuliese, forte invece il legame tra Vastesi e Francavillesi. Francavilla e Giulianova che si incroceranno la settimana successiva in una sfida tutta giallorossa, mentre il San Nicolò Notaresco va ad Avezzano. Ultima, 19esima a ridosso di Natale. Domenica 23 dicembre infatti c'è il Giro di Boa e sarà una domenica super. Al Manuzzi di Cesena di scena il Giulianova che chiude il girone d'andata nello scenario più prestigioso, mentre a Pineto c'è l'Avezzano nel giorno in cui la Vastese riceve l'Olimpia Agnonese. Il Francavilla va sul campo della Savignanese e il San Nicolò Notaresco ospita il Sant'Arcangelo di Emmanuel Cascione. Poi pausa fino al giorno dell'Epifania, quando riparte il girone di ritorno che si concluderà il 5 maggio, prima dell'appendici, playoff e playout. Come detto, previsti 7 turni infrasettimanali, 14 novembre, 12 dicembre e 18 aprile per tutti e 9 i gironi, 26 settembre, 24 ottobre, 16 gennaio, 13 febbraio per i gironi a 20 squadre. Due le soste, la prima il 30 dicembre per le festività natalizie, la seconda il 10 marzo per la partecipazione della rappresentativa di Serie D al torneo di Viareggio. Il girone di andata, come detto, terminerà il 23 dicembre, mentre la stagione regolare il 5 maggio. Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15, dal 28 ottobre inizieranno alle 14.30 per poi tornare sempre alle 15 dal 31 marzo. Dal 12 maggio si passerà alle 16, un solo posto al netto dei ripescaggi estivi in palio per la prossima Serie C. Le sei sorelle abruzzesi provano a strappare lo scettro alle marchigiane, padrone assolute di un raggruppamento che ha visto vincitrici nell'ordine negli ultimi anni Vispesaro, Fermana, San Benedettese due volte, Maceratese e Ancona. Un dominio incontrastato che le abruzzesi vogliono spezzare, perché una compagine di casa nostra manca l'appuntamento col primo posto dalla stagione 2011-2012, quando il Teramo centrò la promozione tra i professionisti. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, vi ricordo il secondo appuntamento alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.